In questi ultimi giorni c'è stato un boom incredibile di notizie riguardo il bonus computer 2024. Questo bonus permette di avere un buono di 300 euro per l'acquisto di un computer portatile o fisso pensato per colmare il digital divide ed incentivare gli studenti ad acquistare questi strumenti per appunto il loro studio. Allora ho pensato: ottimo, potrei farci una guida su come richiederlo. E come di consueto, quando decido di fare delle guide, mi rivolgo sempre alla fonte primaria che dovrebbe dare queste istruzioni, che in questo specifico caso dovrebbe essere il MIMIT, ossia il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Peccato che sul sito non se ne veda neanche lontanamente traccia di questo bonus. Allora provo a vedere un po' quello che dicono le varie testate giornalistiche su come poterlo richiedere e per capire se magari è qualcun altro che gestisce questo bonus. Quello che trovo però sono sempre solo le istruzioni che, secondo queste testate, la richiesta si fa tramite l'applicazione Io, un'applicazione realizzata per gestire al meglio tutto ciò che riguarda le pubbliche amministrazioni. Secondo loro, andando nell'applicazione, nella sezione portafoglio, cliccando sul pulsante più in alto a destra, si può richiedere questo bonus. Peccato che appaia solo la carta giovani. E niente, provo a informarmi ulteriormente, cercare di capire se sto sbagliando qualcosa, se magari, non essendo io uno studente, non mi compare l'opzione. Ma a livello governativo non riesco a trovare nulla da nessuna parte. Finché non mi imbatto sul sito lanovasardegna.it, i quali hanno scritto un articolo intitolato Bonus PC Fantasma. Interessante, proviamo a leggere cosa dicono. Come molti altri, anche loro spiegano come si dovrebbe fare la richiesta di questo bonus, con la differenza che pure loro si sono resi conto che non compare nessun bonus nell'applicazione. Allora qualcuno prova a fare le cose prima di scriverle. Loro non si sono limitati a notare la mancanza di questa possibilità, ma hanno voluto contattare anche il supporto dell'applicazione Io, nonché PagoPa, in quanto sono loro dietro a tale applicazione. Sapete cosa gli hanno risposto? A differenza di quanto riportato da alcune testate giornalistiche, non è possibile richiedere il bonus tramite l'app Io. Ci sono tantissime testate giornalistiche che spiegano il procedimento e chi ha creato l'applicazione non ha la più pallida idea di che cosa parlano queste testate. Com'è possibile? A quanto pare dovrebbe essere stato approvato questo bonus. Non si hanno ancora comunicati ufficiali, ma dovrebbe uscire in gazzetta. Staremo a vedere. Ma da dove arrivano queste istruzioni che nemmeno quelli dell'applicazione Io sapevano che doveva essere implementato? Ma soprattutto, ci rendiamo conto di come la stampa italiana abbia la credibilità sotto i piedi? Ora, attenzione, non tutti sono così naturalmente. Come avete visto ci sono testate sane, chiamiamole così, ma dovete fare molta attenzione a quello che leggete in giro. Sempre più spesso vedo disinformazione. Allora, come possiamo capire se quello che stiamo leggendo è affidabile oppure no? Come vi dicevo a inizio video, prima di spiegarvi un procedimento cerco di risalire alla fonte principale. Significa che quando leggete un articolo cercate di capire da dove risale la notizia. Un post, un comunicato, qualsiasi cosa sia, a prescindere che sia una notizia attendibile o meno, dovreste sempre farlo, in quanto anche le notizie spesso raccontano solo parte della verità, raccontano quello che ritengono sia più adatto a fargli ottenere il vostro click, perché a fine giornata quello che conta per loro è il vostro click. Ed in fondo anche per me conta il vostro click. Così, se vi è piaciuto il video e vorreste vedere altri video interessanti e utili, lasciate un mi piace e suonate la campana per supportare il canale. Il mio impegno sarà sempre darvi informazioni chiare, oneste e informate, a meno che non siano ovviamente miei pareri e pensieri personali, ma a prescindere da chi state guardando, cosa state leggendo, fate sempre le vostre ricerche e conclusioni. Purtroppo per quanto riguarda il bonus computer 2024 non posso ancora aiutarvi, in quanto effettivamente non c'è ancora nulla di realmente ufficiale e di pubblicato. Così qualsiasi cosa stiate leggendo in questi giorni, non dateci peso. Così attualmente quello che vi consiglio è aspettare almeno che venga rilasciato in gazzetta ufficiale, perché altrimenti davvero sono solo parole al vento, sono solo titoli clickbait. Così io vi ringrazio per la visione e ci vediamo alla prossima. Ciao!